Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Il Corriere è da sempre attento ai fatti più importanti, in particolare in questa settimana l'attenzione è concentrata sulle vicende in Medio Oriente e sull'incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Ortodosso a Cuba. Nei giorni scorsi il giornalista Massimo Franco ha incontrato Papa Francesco. Che idea si è fatto lei del Papa e se era presente anche lei al colloquio? Sì, ero presente anche io all'incontro con il Papa e ho trovato un pontefice molto determinato nel portare avanti il tema dell'unità di tutti i cristiani. Ha detto: io voglio riunire tutti i fratelli cristiani, e lo vuole fare particolarmente in un momento in cui le persecuzioni contro i cristiani, soprattutto in quell'area del mondo di cui discuteremo oggi, il Medio Oriente, riguardano tutte le varie ramificazioni del mondo cristiano. Credo che il motivo fondamentale per cui anche il patriarca Kirill abbia deciso di accettare l'incontro dopo un'enormità di tempo sia proprio questo, quello di saper reagire e sensibilizzare tutto il mondo sulla sorte delle persecuzioni dei cristiani in quell'area del mondo, in Medio Oriente, ma anche, come sappiamo, in tantissimi altri posti del mondo. Per quanto riguarda appunto questo argomento, secondo lei la comunità internazionale può garantire la convivenza tra cristiani, musulmani e le altre minoranze che sono perseguitate? In questo momento è molto difficile perché non c'è una strategia coerente e unica della comunità internazionale. Spesso gli stati, anche quelli dell'Occidente, si muovono in ordine sparso e soprattutto ancora non c'è la consapevolezza che un intervento efficace è un intervento che agisce sia dal punto di vista dell'azione antiterrorismo ma anche dal punto di vista della ricostruzione degli stati in quelle aree di mondo. E i tre stati in cui le persecuzioni dei cristiani in questo momento sono più gravi e preoccupanti sono stati ormai crollati, parliamo della Siria, parliamo dell'Iraq ma anche della Libia, in cui non essendoci un'unità statuale centrale nessuno riesce a stabilire quali sono le regole di convivenza pacifica tra le diverse religioni. E poi in particolare in quell'area del mondo si combattono più guerre, quelle tra i musulmani tra di loro, quelle dei musulmani contro l'Occidente, quelle per la supremazia regionale, tanti conflitti di cui bisogna dipanare la matassa e cercare un intervento efficace e coordinato. Mi sembra che ancora questa consapevolezza non ci sia.